Prima di tutto oggi dobbiamo riprendere la scorsa lezione, in realtà concluderla, ma per farlo è bene che riepiloghi di quello che abbiamo detto. Quello che abbiamo presentato nella scorsa lezione sono due lavori, i quali sembrano andare in direzioni opposte, però poi si incontrano a mezza strada e convergono sulle stesse conclusioni. È un fatto piuttosto interessante, quasi scolastico nel modo in cui si è realizzato. Diciamo che la conclusione su cui entrambi i lavori convergono è che questo enzima chiamato MTH1, che si preoccupa di eliminare i nucleotidi trifosfati ossidati dal pool di nucleotidi, quando non vengono utilizzati per la sintesi di DNA o di RNA messaggero, se si tratta di ribonucleotidi, questo enzima è essenziale per la sopravvivenza di molte cellule tumorali. Molto più essenziale di quanto non lo sia, di fatto non è essenziale per la sopravvivenza di una cellula normale. Questo naturalmente fa sì che costituisca un interessante bersaglio terapeutico. I produttori di questo enzima potrebbero essere dei buoni farmaci antitumorali, perché sono in grado di distinguere tra cellule tumorali e cellule normali. Allora, quello che abbiamo messo in particolare evidenza, oltre a discutere gli aspetti specifici dei due lavori, è che l'approccio è diametralmente opposto. Il primo lavoro formula in partenza un'ipotesi, ragionando sul modo in cui funziona MTH1 da una parte e considerando il fatto che nei tumori è spesso presente una sovrapproduzione di radicali liberi di ossigeno e quindi un eccesso di ossidazione del pool dei nucleotidi, arrivano alla ipotesi che MTH1 sia molto più necessario alle cellule tumorali che non a quelle normali, e attraverso una serie di esperimenti confermano la loro ipotesi. Vado attraverso rapidamente la lezione. Ecco, abbiamo parlato di letalità da sintesi o synthetic lethality. Non vi reitero questa spiegazione, ma tenetela presente perché è un concetto interessante non solo in ambito oncologico. Abbiamo raccontato gli esperimenti più importanti e abbiamo confermato le conclusioni da cui abbiamo tratto le conclusioni che in realtà costituiscono una verifica dell'ipotesi di partenza. Nel secondo articolo invece si parte senza un'ipotesi di esordio, si parte semplicemente dal desiderio di capire qual è il bersaglio di un certo farmaco, il quale parecchi anni prima che questo lavoro fosse eseguito era stato riconosciuto come capace di inibire o di uccidere cellule tumorali che esprimono un RAS mutato, un cogene RAS mutato, ma poi era stato abbandonato e non se ne era fatto più niente. Questi autori, piuttosto che formulare delle ipotesi, cosa molto difficile da questo punto di partenza, cioè se voi avete un farmaco che funziona da un punto di vista clinico, grossolano, o clinico o anche in vitro, pressoché impossibile dire da queste evidenze quale sia il bersaglio molecolare di questo farmaco. Quindi giustamente gli autori non fanno ipotesi e semplicemente cercano le proteine con cui questo farmaco vada a interagire e trovano che di fatto la proteina è MTH1. Quindi torniamo allo stesso ordine di idee del precedente lavoro. Nella successiva sperimentazione confermano che effettivamente sopprimere MTH1 nelle cellule tumorali produce morte e quindi che questa soppressione può essere un'utile strategia antitumorale. Ora, mentre poi gli autori del precedente articolo, alla ricerca di un farmaco che sopprima MTH1, inibitore di MTH1, fanno uno screening a tappeto, questi autori invece qui fanno un'ipotesi, non nella partenza del lavoro, ma fanno un'ipotesi su quale tipo di farmaco possa inibire MTH1.
Ora, questa è una situazione piuttosto anomala, atipica, eccetto che per certe classi di enzimi non è semplice dire che tipo di molecola potrebbe inibire un'eventuale molecola bersaglio, ma in questo caso loro pensano una cosa intelligente e dicono probabilmente, siccome MTH1 ha una tasca che riconosce dei gruppi fosfato, così come fanno le chinasi, che naturalmente devono riconoscere un gruppo fosfato per poterlo collocare sul strato, è possibile che qualche inibitore delle chinasi possa inibire MTH1. In effetti trovano, con un breve piccolo screening, in questo caso mirato ai soli inibitori di chinasi, che questo farmaco, il crizotinib, noto per inibire le chinasi c-MET e ALT, effettivamente inibisce MTH1. Lo fa con certe proprietà che non stiamo qui a rivangare, e quello che loro trovano è un dettaglio di qualche interesse, anche se non è centrale rispetto alla nostra discussione, è che i due stereoisomeri del farmaco hanno attività diversa e in effetti la forma S è molto più attiva della forma F. Dopodiché, e questi sono elementi che non vi ho mostrato, elementi del lavoro che non vi ho mostrato nella scorsa lezione, né vi mostrerò oggi perché sono ripetizione concettuale di quelli del lavoro precedente, in questi esperimenti gli autori dimostrano che l'inibizione di MTH1 tramite appunto il crizotinib induce danno in cellule tumorali, inibisce la proliferazione in vitro, inibisce la crescita tumorale in vivo, in tumori che sono stati inoculati in vivo nelle mani dell'esperimento. Ora, qui siamo arrivati alla conclusione dei due lavori, mancava soltanto questa fase finalissima del secondo lavoro, e volevo, prima di arrivare a tirare le fila di tutto questo, volevo stimolare una vostra riflessione, e cioè quanto ritenete che questo farmaco possa essere utilizzato? Ovviamente dovrà andare attraverso tutta una serie di esperimenti cosiddetti di fase preclinica, cioè gli esperimenti su cellule, su animali soprattutto, che confermino che possa essere utilizzabile nell'uomo, quando questi esperimenti abbiano dato, semmai, un esito positivo, allora potrà essere sperimentato nell'uomo. Parte di questa sperimentazione presumibilmente è già stata fatta perché si trattava di un farmaco parzialmente studiato in precedenza. Ma la domanda che volevo porvi è questa. Abbiamo detto che MTH1, pur non indispensabile per le cellule normali, è pur sempre espresso dalle cellule normali. È espresso ubiquitariamente perché tutte le cellule hanno un pool di nucleotidi, più o meno ampio a seconda che siano cellule proliferanti o meno, e tutte le cellule hanno la necessità di tenere pulito questo pool di nucleotidi da nucleotidi ossidati che si formano durante il metabolismo, durante la vita normale della cellula. La domanda è, ritenete che questo farmaco, date queste considerazioni, sia utilizzabile o che la sua tossicità nelle cellule tumorali, a dispetto di quello che abbiamo visto in vitro, nelle cellule normali, a dispetto di quello che abbiamo visto in vitro, possa essere intollerabile? È chiara la domanda? È chiaro che qui stiamo formulando delle opinioni non basate sui fatti, poi ci ragioniamo sopra. Non abbiamo gli elementi sperimentali da dire sì o no in maniera netta, possiamo solo ragionare. Allora, la prima risposta è dicotomica, ritenete sì o ritenete no che questo farmaco sia utilizzabile? Ogni chemioterapico infatti, così dice, sono entrambe tipi cellulari, però bisogna vedere se i vantaggi sono maggiori dei rischi. Ottima considerazione. Sì. È la stessa cosa che vuoi dire anche tu. Io sì, l'avevo detta a lei.
se la dici solo a lei. Sì, ma non mi stavo prima confrontando. Va bene. Altre idee? Allora, sì, concordo con le vostre colleghe quando dicono che tutti i farmaci antitumorali hanno degli effetti collaterali. Più in generale tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali. O più ancora tutte le procedure mediche hanno degli effetti collaterali. Quindi il problema non è qualitativo, non è chiederci se questo farmaco possa o non possa avere degli effetti collaterali. Il problema è chiederci quanto, se siano tollerabili o meno, se siano commisurati alla patologia che stiamo cercando di curare o migliorare o alleviare. E allora, per focalizzare meglio la domanda, a questo punto vi chiedo, che cosa pensate del rischio di indurre mutazioni in cellule normali utilizzando questo farmaco? Tenendo presente che MTH1 questo fa, previene le mutazioni del DNA legate all'incorporazione di nucleotidi ossidati, eliminando dal pool dei nucleotidi quelli ossidati, impedisce, prima ancora che la mutazione possa occorrere, impedisce proprio che il nucleotide venga incorporato. E allora che probabilità abbiamo di avere mutazioni indesiderate nel DNA di una cellula normale, delle cellule normali, utilizzando questo farmaco chemioterapico? Secondo voi questo farmaco è un mutageno o no, in altre parole? Sì. È un mutageno. Voi siete d'accordo? Sì. Siamo d'accordo, è un mutageno. E vogliamo mettere in circolazione un farmaco mutageno? No, vogliamo una cosa per ottenere lo stesso effetto. Loro dicono no. Voi che dite? No. No. Farmaco mutageno, decisamente non lo vogliamo. Beh, quasi tutti i chemioterapici antitumorali sono mutageni. Il loro meccanismo di azione di solito prevede in modo diretto o come effetto collaterale la mutagenesi. Sono anche oncogeni, sono cancerogeni, cioè producono la stessa malattia che vogliono curare. Ma qual è il punto? Il punto è quantitativo, non qualitativo. È vero che una piccola percentuale di pazienti curati con farmaci antitumorali sviluppano un cosiddetto tumore secondario, secondario alla terapia, ma è una piccola percentuale rispetto a quelli che vengono trattati con questi farmaci. Il beneficio che i pazienti ne traggono, parlando a livello di popolazione, e anche parlando a livello di individuo di solito, anche chi sviluppa un tumore secondario ha avuto un certo numero di anni liberi da malattia, che è un bel guadagno in ogni caso. Quindi c'è un vantaggio nell'usare che sono farmaci che sono mutageni e cancerogeni se la patologia da trattare è abbastanza grave. Tutto questo per dire che quando parliamo di farmaci il criterio fondamentale è quello che enunciavano le vostre due colleghe, cioè che dobbiamo pesare i vantaggi rispetto ai danni, agli effetti collaterali. Nel caso di patologie mortali come il cancro è chiaro che siamo disposti a tollerare degli effetti collaterali anche pesanti. È ovvio che se cercassimo di curare un semplice raffreddore il farmaco dovrebbe essere ben più sicuro. È chiaro questo discorso? Quindi da un punto di vista farmacologico non è necessariamente vero che il farmaco deve essere sicuro in assoluto, anzi questo è certamente falso, perché non esiste la sicurezza assoluta, non esiste il rischio zero né nella farmacologia né nella medicina né in alcuna attività umana, ogni attività umana è esclusa. Per il semplice fatto di stare qui rischio di mi cadere il soffitto in testa, speriamo che non accada, però c'è un piccolissimo rischio che mi cadere il soffitto in testa. Quello che dobbiamo fare è in realtà fare questo lavoro di sintesi, più che sintesi, di elaborazione del rischio e dei benefici.
e questo ci dà l'idea dell'utilizzabilità del farmaco. Fermo restando che naturalmente un farmaco con minori effetti collaterali è sempre preferibile, indipendentemente dalla patologia, rispetto a quello che ha effetti collaterali maggiori, ma questo è molto ovvio. Da un punto di vista più generale, quello che ho cercato di mettere in luce mostrandovi questi due lavori è qualcosa a cui avevamo già accennato nella lezione precedente, e cioè che l'approccio scientifico non è sempre solo o necessariamente guidato dalla verifica di ipotesi. Si può partire da ipotesi da verificare, vi ripropongo la riflessione che vi avevo già presentato due lezioni fa. Si può naturalmente partire da ipotesi, spesso si parte da ipotesi, ma talora no, anzi abbastanza spesso anche no. Ho fatto una serie di esempi ben noti, storicamente importanti, ma anche nella pratica quotidiana della scienza molto spesso non si fanno delle ipotesi e semplicemente si esplora un settore per vedere se c'è qualcosa di interessante, per vedere se c'è quello che ci interessa trovare. Va anche segnalato, ma ve lo ripeto perché è importante capire questo aspetto, perché vi dà una migliore visione complessiva delle possibilità di approcci diversi che ci sono nella ricerca scientifica. Per formulare un'ipotesi bisogna avere a disposizione un certo numero di fatti di partenza. L'ipotesi di solito non si allontana molto dai fatti già noti, cioè non può andare molto più in là. Perché? Perché se va molto più in là è probabile che ci siano molti altri fatti non ancora noti che, la cui conoscenza potrebbe portare a formulare quell'ipotesi, ma siccome i fatti tra il noto e l'ipotesi ipoteticamente formulata non sono noti, non è possibile in maniera logica, in maniera ragionevole, in maniera plausibilmente verificabile formulare l'ipotesi. D'altra parte l'ipotesi può essere troppo vicina ai fatti noti, cioè essere sostanzialmente un corollario di fatti già noti, a quel punto è un'ipotesi piuttosto banale. Quindi l'ipotesi si trova in qualche modo in un territorio di mezzo, non troppo vicina a ciò che già conosciamo, perché appunto se no sarebbe banale, non troppo lontana perché altrimenti non saremmo in grado di formularla. Spero di esservi spiegato bene, perché non sono contentissimo di come ho espresso il concetto, ma credo che si sia capito bene. Bene, laddove invece ci interessa qualcosa, come dicevo, di più lontano da ciò che già conosciamo, allora molto spesso l'unica via è l'esplorazione. L'America non l'avremmo scoperta se avessimo dovuto arrivarci per ipotesi. L'America l'abbiamo scoperta perché qualcuno ha preso una nave ed è andato a vedere cosa c'era dall'altra parte. E questo accade anche nella scienza. Avete visto, nel secondo lavoro gli autori si sono semplicemente chiesti: ma come funziona questo? Ora, accade che per capire il meccanismo di funzionamento del farmaco ci siano delle tecniche abbastanza comuni, comunemente utilizzate, relativamente standardizzate, cioè un armamentario insomma a disposizione dei farmacologi per capire qual è un bersaglio. Al giorno d'oggi capire il bersaglio di un farmaco non è straordinariamente difficile, ma poteva trattarsi di un qualunque altro territorio di esplorazione, poteva trattarsi di qualcosa di molto difficile, di inconsueto, di inatteso. Ecco, l'inatteso, per definizione, non è suscettibile di essere scoperto mediante ipotesi. Se è inatteso, non c'è modo di arrivarci con ragionamento a partire dai fatti. E in realtà, l'inatteso è sotto certi aspetti ciò che il ricercatore ricerca di più, perché l'inatteso ci apre dei nuovi campi, l'inatteso ci apre delle nuove vedute, ci fa vedere cose che prima non conoscevamo. Quindi non trascuriamo la esplorazione, purché sia esplorazione fatta con criterio, non a caso, sia un'esplorazione
che dia buone probabilità di trovare qualcosa di interessante, non sia un sondaggio cieco del terreno intorno, e sia naturalmente un'esplorazione condotta con metodo scientifico, non campionando a caso qualunque cosa che stiate studiando, ma utilizzando un metodo che prometta di darvi delle risposte, alla fine, sebbene inattese, chiare, solide, verificabili, riproducibili. Per giungere quindi alla fine della lezione precedente, il riassunto, come al solito, di quello che abbiamo detto, abbiamo presentato due lavori che arrivano a conclusioni simili per vie diverse. Questa conclusione è fondamentalmente che l'inibizione di MTH1 ha un potente effetto antiproclastico e che MTH1 può essere inibito farmacologicamente. Entrambi i lavori arrivano a un farmaco. Il primo parte, il secondo parte al farmaco, il primo arriva a individuare il farmaco. Punti di discussione. Abbiamo visto, parlando del primo lavoro nella scorsa lezione, l'utilità degli esperimenti preliminari per verificare la validità di un'ipotesi. Abbiamo visto che gli autori fanno degli esperimenti relativamente semplici, relativamente economici, relativamente rapidi, per verificare se la loro ipotesi abbia un senso o meno. Ottenuta questa verifica, che non è una conferma definitiva, non è una dimostrazione, però è un'evidenza che si muove nella direzione desiderata, allora gli autori concludono che vale la pena di imbarcarsi in un grosso progetto di ricerca come quello presentato nel primo lavoro. Abbiamo anche visto che due lavori che partono da approcci indipendenti convergono sulla medesima conclusione. Ora, questo nella scienza è di solito un ottimo segno. Abbiamo già parlato di questo nel piccolo della vostra propria sperimentazione. Abbiamo detto che se voi ottenete il medesimo risultato provenendo da direzioni diverse, utilizzando approcci sperimentali diversi, basati su tecniche, basate anche su concetti diversi, due o più approcci giungono alla stessa conclusione, agli stessi risultati, allora i vostri risultati saranno molto più solidi, perché è molto improbabile che errori casuali, imponderabili, anche qualcosa a cui non riuscirete mai a pensare, ne parleremo tra poco, possano aver influito su entrambi gli approcci producendo lo stesso risultato erroneo. Ci possono ben essere due esperimenti che hanno due imponderabili che provocano, che fanno sì che otteniate risultati sbagliati in entrambi i casi, ma che il risultato sbagliato sia il medesimo è assai improbabile, onde il rafforzamento delle conclusioni. E poi di nuovo, di questo abbiamo già parlato, ma visto che questo è uno degli aspetti fondamentali di questa lezione, lo ripetiamo, esistono due classi di approcci alla ricerca, alla scoperta scientifica. Uno è l'approccio mirato, altrimenti detto verifica di ipotesi, altrimenti detto hypothesis driven in inglese. L'altro, all'opposto, è l'approccio a tappeto, cioè cercare a tappeto ciò che si sta cercando, a forza bruta, nel senso che non si ragiona, non si prova ad immaginare dove si vuole andare a parare, semplicemente si ricerca ovunque sia possibile arrivare la risposta desiderata. Unbiased, cioè non deviato da preconcetto. Il bias e il preconcetto è ciò che può farvi sbagliare, perché voi immaginate una risposta prima di averla trovata e quella non è la risposta giusta. Unbiased in questo caso però vuol dire senza preconcetti, nel senso che anche l'ipotesi è un preconcetto, ovviamente, un preconcetto in senso positivo. Ma quando utilizziamo l'approccio unbiased, questo preconcetto semplicemente non c'è. E infine abbiamo detto che questo tipo di approccio qualcuno in maniera detrattiva lo chiama fishing expedition, nel senso che viene assimilato al gettare l'amo a caso sperando che qualcosa abbocchi, oppure a gettare la rete prendendo un po' di tutto e sperando che ci sia qualcosa di interessante. E qualche volta
sicuramente le cose stanno così, si assiste al disegno di esperimenti in cui le basi sono estremamente vaghe e si dice, beh, utilizzando questo approccio qualche cosa troverò. Beh, qualche volta si riesce a trovare qualcosa di interessante anche così, più spesso no. Anche quando si fa esplorazione ci vuole un'esplorazione mirata. Columbo, quando ha scoperto l'America, è andato a ovest piuttosto che a est, quindi una qualche idea ce l'aveva, non stava cercando l'America naturalmente, però non era un'esplorazione del tutto casuale, c'era un ragionamento dietro. Ci sono domande su tutto questo? O anche interventi, i vostri ragionamenti, le vostre considerazioni? Una cosa posso chiedervela io, qualcuno di voi, tanto nella triennale quanto magari adesso nel tirocinio per la tesi specialistica, avrà, diciamo, svolto dei progetti, seppur limitati, di carattere sperimentale. Ecco, come li classifichereste? Li classifichereste quelli che avete svolto voi come mirati o a tappeto? Mirato. Tre mirati. Quattro, cinque. Mancano due. Non lo so, non so come definirlo. Raccontami. Perché praticamente io ho lavorato con il DNA mitocondriale di un individuo, di una popolazione dell'Ecuador, per vedere quanto fosse la percentuale di linea africana in questa popolazione. Mm-hmm. Quindi ho utilizzato delle tecniche che erano già state messe a punto, primer già usati, per carità. Però ecco, non lo so come definirlo, perché... Ottimo. Un eccellente esempio, perché hai ragione a non sapere come definirlo. Non è nell'una o nell'altra cosa. Esatto, quindi... E che cos'è allora? Non lo so, forse lo definirei più a tappeto. Io no. No, perché hai un individuo, hai una domanda specifica, quanto DNA di tipo africano c'è nel mitocondrio di questo individuo. Non è una cosa. Sì, però nel senso io non so cosa aspettarmi. Cioè, in quel senso. Non sai cosa aspettarmi perché sicuramente non hai un'ipotesi. Hai solo una domanda. Ci sarà qualche progenitore ancestrale in questo individuo? In che misura? Sicuramente c'è, ma in che misura? Sembra di tipo più conosciuto, come erano, come erano magari alcuni esperimenti di base, non so come spiegare, nel senso di conoscenza che è comunque importante, non per forza di base, non so. È una conoscenza importante che non è un'ipotesi e non è un'esplorazione. E che cos'è? Lo dico io cos'è, è una misurazione. In questo caso misurazione dell'impatto, della percentuale, della misura della quantità di DNA, di informazione genetica mitocondriale nei mitocondri di questo individuo. E le misure appunto non sono né ipotesi né approcci a tappeto. Se voi volete sapere quanto pesa questo oggetto, dovete effettuare una misura. Non partire da alcuna ipotesi, se non dall'ipotesi ovvia che applica. E non fate un'esplorazione, non andate a cercare 100 di questi oggetti per vedere se c'è uno che ha un peso diverso da un altro e se questo ha un qualche significato. Volete solo sapere quanto pesa questo oggetto. Nel suo caso, lei voleva sapere qual era il contributo africano alla genetica mitocondriale del soggetto. È una misurazione. E la misurazione è qualcosa di scientifico, evidentemente sì. Perché quella misurazione è essenziale come dato di base per stabilire dei fatti, eventualmente anche verificare delle ipotesi, comunque stabilire dei fatti scientifici. Noi celebriamo ad esempio Newton per la sua comprensione della forza gravitazionale, della meccanica celeste, eccetera,
ma se Newton non avesse avuto a sua disposizione i risultati di osservazioni puntuali degli astri, quindi se non avesse avuto a sua disposizione le tabelle delle osservazioni degli astri effettuate dall'astronomo reale inglese, non avrebbe dovuto tirare fuori nulla, gli sarebbero mancati i dati di base per le sue teorie. La misurazione è un qualcosa di importante, sempre che naturalmente sia finalizzata a rispondere alle domande di carattere scientifico, cosa che in questo caso sicuramente è. C'è ancora una persona che non ci ha detto del suo... Ah sì, no, perché stavo pensando che il mio credo sia stato mirato, ma con un'ipotesi forse troppo lontana da fatti noti. Vediamo questo caso. Nel senso che la domanda era se una proteina che si pensa sia un fattore neurotrofico, comunque una proteina, abbia un ruolo nel differenziamento delle cellule della cresta neurale. Soltanto che di questa proteina non si sapeva praticamente quasi nulla. C'erano due articoli e quindi, diciamo, anche se vedi dei cambiamenti nel differenziamento, di certo è difficile interpretarne il significato, oppure potrebbero essere mille le conclusioni da raggiungere sul perché si è cambiato, nel senso sul perché si è cambiato, se è cambiato qualcosa, se osserva un cambiamento, per cui la difficoltà è... Allora, per come hai presentato tu questo lavoro, effettivamente non c'è una vera e propria ipotesi di partenza, se non un'ipotesi abbastanza generica. Questo fattore potrebbe avere qualcosa a che vedere con il fenomeno dello sviluppo della cresta neurale che ci interessa. Direi che piuttosto c'è una domanda, ci metterei un punto interrogativo: questo fattore ha qualcosa a che vedere con... Poi può darsi che esistessero in realtà, magari anche a tua insaputa, non a tua perfetta conoscenza, dei motivi per ritenere che questo fattore avesse qualcosa. O forse è più da classificare come esperimento preliminare, nel senso che poi se l'esperimento dava qualche risultato, allora si facevano ipotesi più, o meglio, esperimenti più approfonditi. Possiamo senz'altro considerarlo un esperimento preliminare, possiamo anche considerarlo un'esplorazione, cioè in questo caso non tanto l'esplorazione dei meccanismi che determinano il sviluppo della cresta neurale, ma l'esplorazione del ruolo di questa molecola. Anche una singola molecola può costituire terreno di esplorazione, perché probabilmente avrà una pletora di effetti in luoghi, circostanze, tempi diversi, e quindi esplorarne le eventuali attività costituisce appunto un'esplorazione. Però giusto anche l'altra, giusta anche l'altra cosa che hai detto, e cioè in un primo momento probabilmente, anche potendo dimostrare, non so che cosa, quali risultati abbia fornito il tuo esperimento, ma anche potendo dimostrare che questa molecola ha un effetto sulla cresta neurale, può essere difficile capire come, se tutto ciò che abbiamo è la molecola da una parte e un effetto dall'altra. Presumibilmente però qualche cosa di questa molecola si saprà, magari se ne conosceranno, ipotizzo, i recettori o il meccanismo d'azione o molecole appartenenti alla stessa famiglia, o situazioni in cui molecole simili hanno un'attività attraverso meccanismi noti. Insomma, ci sarà un corollario, diciamo più che altro una costellazione di fatti più o meno noti che possano aiutare nel decifrare il meccanismo d'azione, cosa che può essere relativamente semplice o anche difficilissima, questo è tutto da vedere. Però ecco, già nel piccolo delle persone presenti abbiamo visto un certo numero di approcci scientifici diversi, semplicemente andando a ricercare nel territorio di svolto. Quindi vedete che c'è una varietà maggiore di quello che normalmente si dice negli approcci. Questo poi non toglie che ci siano approcci più validi e meno validi. E questa è una valutazione che va fatta sia a priori che a posteriori. E le due valutazioni non necessariamente coincidono. Ad esempio, non ricordo se ho detto o non ho detto che a priori, se mi avessero presentato l'approccio alla Yamanaka per trovare il modo di convertire cellule normali, cellule
somatiche adulte in AIDS, avrei detto questo è pazzo. Lo confesso, ma probabilmente avrei avuto ottima compagnia nel valutare in questo modo il lavoro di Yamanaka. A posteriori è chiaro che aveva ragione. Perché il successo annulla qualunque valutazione a priori, cioè per quanto improbabile, strambo, folle un approccio possa essere, se ha funzionato non era proprio un approccio così malvagio. E comunque ciò che conta nella scienza sono i risultati, non gli approcci. Quindi se qualunque approccio ha fornito un risultato, quell'approccio era valido per definizione. Non è detto però che quell'approccio resti valido in altre situazioni. Quindi dobbiamo fare tutta una serie di distinguo, dobbiamo valutare caso per caso, volta per volta, a seconda delle circostanze, ciò che costituisce un valido approccio scientifico e ciò che magari non lo è. E perché dobbiamo fare tutta questa ginnastica mentale? Per il motivo che abbiamo detto fin dalla prima lezione, che non c'è un approccio scientifico definito, statuito, scolpito nella pietra una volta per tutte. L'approccio scientifico è una galassia di possibilità. Bene, mi è sembrata una discussione interessante. Spero che condividiamo. È più importante che sia interessante per voi. Vogliamo fare 5 minuti di pausa prima di riprendere? Con piacere. Allora, nella lezione testa è conclusa, abbiamo detto, in chiusura, che il metodo scientifico, l'approccio scientifico, è costituito da una galassia di possibilità. Il paragone con la galassia direi che è calzante, nel senso che veramente il numero è elevatissimo, il numero di possibili approcci, il numero di possibili tecniche, il numero di possibili metodi interpretativi e via dicendo. Nelle ultime tre lezioni, presso a poco, abbiamo infatti parlato dell'approccio sperimentale, che voi ricordate è quel piano che abbiamo definito subito al di sotto della domanda che origina il progetto di ricerca. Adesso vorrei affrontare, non che abbiamo, naturalmente, per quello che ho appena detto, non che abbiamo esaurito questo argomento, potremmo continuare per anni a parlare, a fare esempi, a fare analisi, a fare ragionamenti. Però per forza di cose dobbiamo passare al livello sottostante, che è quello della progettazione dell'esperimento. Quindi, come abbiamo detto, è un qualcosa di più tecnico, più limitato, più mirato, che però va fatto sempre con metodo. E qui possiamo definire un pochino meglio dei metodi generali che possono essere applicati. Non vi aspettate anche qui che sia in grado di darvi delle regole fisse o comunque delle direzioni certe, no, anche qui la ricerca è ampia, libera, varia, sempre diversa da se stessa. Possiamo però fare degli esempi calzanti di quale sia l'approccio, perché quello che importa è che voi vi creiate una forma mentis. Il ricercatore non ha davanti a sé una tabella di possibilità e sceglie quelle che gli sembrano più adatte per la domanda in questione. Quello che ha è un modo di ragionare, un modo di approcciare i problemi. Poi sì, naturalmente deve conoscere un certo numero, anche un numero elevato di cose, un numero elevato per esempio di tecniche sperimentali, questo è molto importante. Quindi ho avuto già modo di dire, se voi non sapete che una tecnica esiste non vi verrà mai in mente di applicarla, o peggio vi verrà in mente di reinventarla da zero, perché spenderete magari mesi a mettere in piedi una tecnica che già qualcuno ha perfettamente messo a punto. Però in linea di massima la cosa più importante è che voi impariate a ragionare sul modo migliore per rispondere alla domanda a cui vi interessa rispondere.
Quindi progettazione dell'esperimento. L'esperimento va condotto con certe norme fondamentali, qui mi sentirei di dire che siamo di fronte quasi a degli invariabili, perlomeno in ambito appunto sperimentale. Le osservazioni pure senza intervento da parte dello sperimentatore, in quel caso quindi è solo un osservatore, seguono delle norme un pochino diverse, ma neppure poi tanto. Ma concentriamoci sull'approccio sperimentale. Allora, l'approccio sperimentale richiede prima di tutto di isolare la variabile allo studio. Che cosa intendiamo? Intendiamo prima di tutto che dobbiamo definire chiaramente il problema. Una definizione vaga del problema, una domanda generica, mal posta, vi può portare primo a non saper rispondere alla domanda, perché più è generica una domanda, più è difficile rispondere. Oppure vi può portare addirittura fuori strada. Il semplice fatto di chiedervi una cosa nel modo sbagliato può farvi perdere moltissimo tempo. Il semplice fatto di riformulare la domanda in un altro modo vi può immediatamente indirizzare verso il cammino giusto per rispondere. Una volta definito chiaramente il problema, e vi farò degli esempi anche su questo, dobbiamo mantenere costanti tutte le condizioni ad eccezione della variabile allo studio, che è appunto quello che significa isolare la variabile allo studio. Questo è abbastanza logico, no? È chiaro, noi facciamo variare nel nostro esperimento una sola cosa per volta, quella di cui ci interessa capire qual è l'effetto. Tutto il resto rimane costante e a quel punto qualunque variazione noi osserviamo va ascritta a quella variabile. In altre parole, tipicamente io ho una situazione A in cui la variabile c'è, per esempio, e una B in cui la variabile non c'è, oppure in A è alta e in B è bassa, oppure in A è fosforilata e in B no. Mi capite? Ci sono due situazioni che vengono comparate fra loro, uguali in tutto e per tutto, tranne che per la variabile. E questo è facile da capire, un po' meno da realizzare. Perché naturalmente quando noi disegniamo un esperimento possiamo facilmente immaginare che la variabile che ci interessa sia l'unica a cambiare. Quando lo realizziamo è un pochino più difficile, infatti è impossibile, essere certi che non ci siano altre variabili nascoste, non misurate, sconosciute, che varino a nostra insalita. Vi farò degli esempi. Ma prima di tutto vediamo un esempio che ho tratto dalla letteratura, ma che poi ho ampiamente rimaneggiato, quindi non cito nemmeno la fonte, perché quello che mostro è ben diverso da quello che c'è in letteratura. Vediamo appunto un esempio di quello che può costituire un piccolo esperimento. Allora, supponiamo che il nostro obiettivo sia lo studio della proliferazione indotta o stimolata, forse dovrei dire meglio, da due fattori trascrizionali, E2F1 ed E2F2, insomma due fattori trascrizionali della stessa famiglia. Questa è una domanda facile. E2F1 e E2F2 inducono, stimolano in qualche modo la proliferazione cellulare? Quale approccio scegliamo di intraprendere? Non lo chiedo a voi perché messa così la domanda non è molto focalizzata, perché non ci interessa in questa fase la domanda, ci interessa l'approccio sperimentale. Allora, l'approccio sperimentale che io ho disegnato è questo. Prendiamo tre colture identiche fra loro, e introduciamo in una un plasmide, trasfettiamo questo plasmide che esprime il 2F1, in un'altra il plasmide che esprime il 2F2 e in una terza non trasfettiamo nulla. Dopo la trasfezione aspettiamo 48 ore e andiamo a contare il numero di cellule in ciascuna coltura e troviamo che in quella in cui non è stato trasfettato nulla ci sono 1 milione di cellule, quella in cui abbiamo
trasfettata dell'UF1 conta 2 milioni di cellule, quella in cui abbiamo trasfettato l'UF2 ha 1,8 milioni di cellule. Che cosa concludiamo da questo esperimento? Che entrambi aumentano la polifonia, cioè inducono la polifonia. Inducono o stimolano, per dire se inducono o stimolano, dovremmo sapere se le cellule di partenza erano ferme o no. Se erano in quiescenza, diremo che le 2F, 1 e 2, induce la proliferazione. Se stavano già proliferando, semplicemente sono state accelerate, diremo che stimola o accelera la proliferazione. Bene, vi sembra che sia finito questo esperimento? Pensate a quello che stiamo cercando di mettere in luce in questo momento, cioè che dobbiamo mantenere costanti tutte le condizioni ad eccezione della variabile dello studio. In questo caso evidentemente la variabile dello studio sono le due le variabili, due forme della medesima variabile, sono il 2F1 e il 2F2. Tutte le altre variabili sono costanti? O c'è qualcosa che mi è sfuggito nel disegnare questo esperimento? Si potrebbe trasportare entrambi, però non è nella domanda. No. Non mi ricordo, nelle cellule lì a sinistra abbiamo trasfettato con un plasmide vuoto o non abbiamo proprio messo nulla? Non abbiamo messo nulla. Io trasfetterei con un plasmide vuoto. Perché? Per no, è importante invece esplicitare questo aspetto. Hai ragione, bisogna trasfettare un plasmide vuoto. Ma perché? Perché il fattore istituzionale non ha detto che non possono essere anche endogeni. Sì, ma il plasmide cosa c'entra con il fattore istituzionale? Non ho detto che hai sbagliato, ti chiedo una precisazione. Per definire che quella crescita è attribuita proprio ai 2F1 o 2. Bene, cioè non all'intero plasmide, il quale a nostra insaputa sì, potrebbe contenere delle sequenze capaci di stimolare, quindi è un pezzo di DNA e noi non conosciamo la proprietà di ciascun insieme di nucleotidi. Casualmente potrebbe codificare una proteina, potrebbe esserci un open frame di cui non siamo a conoscenza, potrebbe esserci anche un altro meccanismo di stimolazione molto più difficile da individuare. Immaginate, per esempio, che una particolare sequenza su questo plasmide catturi un fattore cellulare, presenta un'affinità per questa sequenza, lo sottragga alla cellula e quindi alteri l'omeostasi cellulare, producendo magari proliferazione. Noi concluderemmo erroneamente che sono il 2F1 e il 2F2 a produrre la proliferazione, in realtà è una parte del nostro sistema sperimentale, il plasmide, che noi supponiamo essere inerte e invece magari non lo è. Quindi noi facciamo l'esperimento proposto dalla vostra collega, trasfettiamo un plasmide vuoto, si tratta naturalmente dello stesso plasmide con cui trasduciamo il G e il 2F, ma in questo caso il 2F non c'è, ma la sequenza del plasmide peraltro è identica. In questo modo controlliamo per la possibilità che il plasmide sia una variabile rilevante. Comunque è una variabile. Quindi vedete, in questa situazione avevamo una variabile nascosta. A prima vista l'esperimento sembrava ragionevole, la vostra collega ha individuato che c'era almeno un buco, un deficit, un problema che c'era sfuggito. Ed era inevitabile che lei se ne accorgesse. No, non c'è un modo per essere certi che l'esperimento sia controllato per tutte le variabili conoscibili. Possiamo solo fare una cosa la più accurata, la più ragionevole, la più riproducibile, la facciamo più di una volta per essere sicuri che non ci siano variabili casuali, che so,
la temperatura dell'incubatore in cui tenete le cellule per qualche strano sbalzo di corrente o per un malfunzionamento dell'elettronica è cambiata durante l'esperimento casualmente, voi traete conclusioni sbagliate e via dicendo. Però certamente così l'esperimento è più completo. E tu quante cellule ti aspetti che contiamo qui? Se effettivamente il 2F1 e il 2F2 sono responsabili di questa apparente stimolazione della proliferazione. Come quella di sinistra. Come quella di sinistra. Contiamo 10 alla sinistra. Benissimo. Ora che l'esperimento ha assunto questa forma e ci ha dato questi risultati, siamo legittimati a concludere che effettivamente il 2F1 e il 2F2 sono stimolatori della proliferazione. Quello che volevo mettere in evidenza con questo esempio molto semplice, molto schematico, ma che rappresenta molto bene la tipica situazione in cui ci si trova, in cui ci si imbatte continuamente in laboratorio, è che al disegno sperimentale va prestata molta attenzione, perché ci possono essere, anzi di solito ci sono, variabili nascoste. Volendo essere anche più accurati, uno potrebbe chiedersi, ma non sarà? Io ho ipotizzato che nella sequenza del plasmide ci fosse una sottosequenza capace di sequestrare un fattore cellulare. Beh, anche le sequenze che codificano D2F potrebbero avere le stesse proprietà, di nuovo a nostra insaputa. Giusto? Non è detto che tutta l'informazione contenuta nella regione codificante del gene 2F sia costituita dal 2F stesso. Può darsi che ci siano delle altre informazioni di cui noi non sappiamo nulla. E come controlliamo per questo aspetto? Potrei usare il fattore proteico, benissimo, così eliminando ogni problema legato alle sequenze di DNA. Sì, è un pochino più difficile tecnicamente, ma fattibile. Se invece voglio rimanere legato a questo esperimento che è più facile, cioè di trasfezione di plasmidi, cosa potrei fare? Ho ipotizzato che sia la sequenza stessa di E2F che mi produce un effetto imprevisto. Cosa potrei fare? Voi sapete che un plasmide, in questo caso si chiama un vettore di espressione, quindi un plasmide che è guidato da un promotore che ha a valle il cDNA, trascrive questo cDNA, produce dei trascritti che poi vengono tradotti. Quindi abbiamo promotore, cDNA, promotore, cDNA. La trascrizione ha un verso, naturalmente, il promotore in avanti. La trascrizione ha un verso. Non è una cosa che ho detto a caso. Aspetta, il plasmide è diverso. Faccio un costrutto identico a questo o a questo, in cui il 2F è inserito rovesciato. In questo modo le sequenze sono identiche, ma la proteina non viene più tradotta perché il messaggero non ha alcun senso, d'accordo? Se questo perde le sue proprietà, è lecito concludere che sia la proteina, il prodotto genico, che mi determina l'effetto e non una sequenza di DNA. Potrei farvi delle ipotesi anche più pedanti e trovereste in letteratura esempi di questo tipo, cioè di effetti molto molto inattesi, mai sentiti prima per ora, in cui veramente era molto difficile immaginare a priori una confondente positività, cioè un evento assolutamente inopinato che ha alterato il vostro esperimento a vostra insaputa. Oh, qui abbiamo esaminato l'aspetto concettuale, su cui torneremo naturalmente, non basta un esempio per
delle cose di cui vogliamo parlare. Cioè, molto, molto, molto importante prestare attenzione al disegno sperimentale, perché c'è sempre la possibilità che esistano variabili in gioco. Ed è anche importantissimo eseguire l'esperimento con la massima attenzione, col massimo scrupolo. Non ci si stancherà mai di dire, di insegnare allo sperimentatore che deve prestare attenzione a tutto. È semplicissimo, anche con un disegno sperimentale splendido, estremamente controllato, introdurre delle variabili per errore manuale o per difetto di tecnica. Per esempio, per contare le cellule in queste due colture dovrò staccarle, metterle per esempio in un emocitometro, andare al microscopio e contare le cellule. Benissimo. Supponete che io decida di staccare le cellule tutte insieme, conti le prime due, contenuto delle prime due colture, poi suono il telefono, io vado a rispondere, c'è una cosa che richiede un po' di tempo, torno dopo qualche minuto, magari un po' di tempo, conto queste altre, ottengo un certo risultato, ma a mia insaputa le cellule nel frattempo stanno sul bancone, all'aria aperta, a temperatura non corretta, a pH sbagliato, perché con l'aria il pH della prima coltura cambia, una parte delle cellule è morta. Io non la conto più e il mio risultato è sbagliato. Può essere anche molto più banale di così. Supponete che io debba fare una serie di operazioni A, B, C e D. Il modo corretto di farla è fare A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 D. Se voi fate A, B, AB, ABC, ABCD e poi tornare indietro. Passa un tempo diverso tra un'operazione e l'altra in ciascuna delle colture. Questo tempo può avere influenza sul vostro risultato. Nel caso che vi ho detto prima è facile immaginare un meccanismo, se lasciate passare del tempo, magari le cellule muoiono e voi non potete più contare. In qualche caso può essere molto difficile immaginare perché. Voi fate le cose sempre nello stesso modo quando trattate parti dell'esperimento che devono essere uguali le une alle altre. Non sì, chiedetevi anche perché dovete farle nello stesso modo, ma fatele nello stesso modo anche se pensate che non abbia alcun rilievo, perché può darsi che invece lo abbia. Vi faccio un esempio. Quando voi lavorate con i topi, i topi sono di solito tenuti in gabbie di questo tipo, sono gabbie trasparenti, di solito queste sono gabbie, questa immagine rappresenta delle gabbie a tenuta che con aria filtrata, controllata, ma di solito sopra c'è semplicemente una griglia che permette ovviamente al topo di uscire, dentro la cassetta, dentro la gabbietta, che poi in realtà non è una gabbia, appunto è una scatola trasparente, c'è della segatura, magari ci sono dei piccoli oggetti che al topo piacciono perché ci gioca, si dice, insomma, arricchiscono il suo ambiente, quindi lo fanno stare meglio. E poi voi avete tutti i vostri topi con cui state conducendo l'esperimento, magari in un rack cosiddetto, in un'impalcatura di questo genere, e ciascuna gabbietta si trova al suo posto. Bene, voi conducete il vostro esperimento e non so, trattate la prima fila in un modo, la seconda in un altro, la terza in un altro, perché volete vedere sistematicamente, per esempio state provando un farmaco, gli effetti di questo farmaco sui topi, e magari qui c'è la dose maggiore, qui c'è quella subito sotto, poi c'è ancora inferiore e così via, fino a che magari alla base mettete, non date alcun farmaco e naturalmente quello è il vostro controllo negativo oppure il vostro livello di base, comunque lo vogliate definire. Beh, insomma, sembra un bel esperimento, tutte le gabbie sono uguali, sono tutte inquilate nello stesso modo, sono tutte, c'è lo stesso numero di animali in ciascuna gabbia, il rapporto fra maschi e femmine è sempre lo stesso, e può darsi che siano tutti maschi o tutte femmine in ciascuna gabbia, oppure può darsi che siano, l'esperimento sia condotto solo su maschio o solo su femmine, dipende. Però,
c'è qualcosa che bisogna controllare. E probabilmente non lo immaginate, ma se vi viene un'idea, dite pure. Messa così, come ve l'ho raccontata, la sperimentazione non va bene, non è corretta, non al 100%. Vi ho detto, qui mettiamo la dose maggiore, qui la dose sottostante, la dose inferiore ancora, e così via, fino a zero. Supponevo che l'avreste potuto immaginare, ve lo dico io. Quando si fanno esperimenti di lungo termine, quindi esperimenti che durano qualche settimana, che tipicamente sono gli esperimenti che hanno a che vedere con i farmaci, le gabbie vengono ruotate, cioè non conservano la stessa posizione nell'impalcatura. Perché? Perché ci possono essere effetti casuali, incontrollati, legati alla posizione. Per esempio, in una stanza ancorché termostatata, le gabbie in alto potrebbero essere una temperatura superiore a quella in basso. E se voi tenete i topi per settimane a mezzo grado di temperatura, sembra poco, ma sistematicamente questi topi stanno per settimane a mezzo grado di temperatura superiore a questi altri, può darsi che osserviate un effetto che voi attribuite al farmaco e invece è legato alla temperatura. Ma c'è anche qualcosa di più inatteso. Questi topi, quelli che stanno in quest'area qui, vedono la faccia dell'operatrice, questi no. Fa differenza. I topi riconoscono l'operatore, possono, a seconda di quanto è bravo o cattivo l'operatore, essere, aver piacere di vederlo oppure essere spaventati, ma in ogni caso il fatto che alcuni topi lo vedano e altri no, non va bene. Bisogna che tutti abbiano a rotazione la stessa possibilità di vedere l'operatore e così via. È stato anche rilevato che fa differenza perfino se l'operatore è maschio o femmina. Per cui bisogna tener conto anche di questo e tante altre variabili che appunto sono difficilissime, forse impossibili da considerare a priori. In parte si impara con l'esperienza. Tutte queste variabili per quelle che sono l'esperienza. In parte con l'esperienza, senza dubbio. Con l'esperienza ci si accorge che certi aspetti che sembrano ininfluenti in realtà hanno un significato, possono indurre un errore sperimentale. In parte ogni variabile cui si riesca a pensare, ove possibile, andrebbe controllata, cioè bisognerebbe uniformare quella variabile, in pratica renderla non più una variabile, ma renderla una costante nell'esperienza. E come dicevo, è impossibile teorire il campo. In qualcosa che molto raramente riuscite a controllare in laboratorio, per esempio, scusate, no, molto raramente è un eccesso, ma può accadere che in laboratorio voi non riusciate a controllare la purezza di tutti i vostri reagenti, perché voi sì, cercate di avere dei reagenti molto puri, cercate magari di averli prodotti dalla stessa industria, non una volta di comprarli da un'industria, una volta da un'altra. Però anche l'industria, anche la medesima industria, produce i reagenti in lotti. E i lotti non sono identici in senso assoluto gli uni agli altri. Hanno una inevitabile variabilità che l'industria dichiara, ma anche l'industria può commettere un errore, può accadere che un lotto sia alterato, in cui vi sto dicendo. Ci sono situazioni che non potete controllare. Il biologo tipicamente non ha controllo sui reagenti chimici che usa. Un chimico potrebbe avere, potrebbe fare le proprie analisi, l'analisi dei propri reagenti, ma il biologo tipicamente non ha questa opportunità. Vi ho citato un po' di esempi a caso per dire che il numero di variabili potenzialmente confondenti è immenso, pressoché infinito. Quindi, questo vi rende ancora una volta ragione del motivo per cui dicevo, se potete avere due evidenze da direzioni diverse, possibilmente come si dice ortogonali, cioè indipendenti le une rispetto alle altre, che convergano sullo stesso risultato, siete molto più sicuri che questo risultato sia corretto. Ci sono poi situazioni in cui semplicemente non è possibile normalizzare
tutte le possibili variabili in gioco. Una situazione sperimentale in vitro, in coltura, con topi di esperimento, animali di esperimento, è più facilmente controllabile. Ma supponiamo che voi invece abbiate a che fare con popolazioni umane, vabbè, questi non li potete manipolare. Questa immagine l'ho già proposta, non a caso, fa parte di un esperimento in cui si cercavano, se ricordate, biomarcatori di una patologia, per cui c'erano i pazienti e chi c'erano i controlli. E già a suo tempo vi ho detto, bisogna che queste due popolazioni siano confrontabili per almeno i parametri di base, età, sesso, patologia, ecco, almeno questi. Ma poi quanti altri? Realmente un'infinità di altri parametri possono influenzare ciò che stiamo studiando, in questo caso la ricerca del biomarcatore. Ecco, questa è una tabella reale, presa dal lavoro, dall'articolo che descrive questo lavoro documentale, in cui si comparano le popolazioni utilizzate per lo studio. E allora abbiamo i pazienti, quelli affetti da malattia di colesterolo di Jacob sporadica, e poi dei controlli. Quali sono i controlli? Pazienti affetti da demenza di Alzheimer, malattia di Alzheimer, AD. Poi sono stati usati dei controlli più stringenti, perché ci siamo detti, beh sì, la malattia di Alzheimer è anche quella, una demenza, così come la malattia di colesterolo di Jacob, ma la colesterolo di Jacob è molto più grave. Vi ho detto che questi pazienti hanno pochi mesi di vita dopo la diagnosi. Quindi questi sono pazienti che stanno molto, molto male. Un paziente che sta molto, molto male, di solito è bloccato a letto, non si muove più. Allora non basta forse prendere pazienti affetti da Alzheimer, possiamo prendere anche dei pazienti affetti da Alzheimer e bedridden, cioè costretti a letto, perché sono un controllo migliore, più vicino alla patologia. Perché cerchiamo un controllo più vicino alla patologia che stiamo studiando? Perché cerchiamo di essere sicuri per quanto possibile che il biomarcatore che rileviamo qui non sia legato a condizioni collaterali rispetto alla patologia, ma proprio alla patologia stessa. In questo caso, ad esempio, non sia legato semplicemente all'allettamento, il quale si sa che produce tutta una serie di problemi respiratori, intestinali, cutanei e tanti altri ancora. Speriamo appunto che il biomarcatore sia invece legato a... E poi naturalmente ci sono i controlli in buona salute. La stagione sta colpendo. Vediamo quali variabili abbiamo esaminato per cercare di assicurarci per quanto possibile che queste popolazioni fossero comparabili. Intanto il rapporto maschi-femmine. E vedete, qui non andiamo proprio benissimo. Qui abbiamo 6 su 11, cioè diciamo la metà. Fra i pazienti di Alzheimer i maschi sono solo un quarto, qui addirittura un sesto, e qui invece sono un po' più della metà fra i controlli sani. Beh, questa è una variabile. Poi, età all'esordio della malattia. Qui invece andiamo piuttosto bene, perché l'età è importante, perché naturalmente se questi pazienti fossero stati molto più vecchi degli altri ci si sarebbe aspettato una serie di alterazioni legate semplicemente all'invecchiamento. E invece qui abbiamo 72,3 di età media, lasciamo perdere le deviazioni standard del ciclo di ragionamento, 69, 70, insomma, diciamo che siamo in una finestra molto ristretta di età. Guardate anche, ecco, per dire che la finestra è ristretta, effettivamente dobbiamo tenere presente anche le deviazioni standard, cioè è chiaro, le medie potrebbero essere molto simili, ma la popolazione potrebbe essere distribuita su una fascia di età molto ampia e un'altra su una molto ristretta, però con lo stesso centro la media sarebbe lo stesso, ma le due popolazioni sarebbero molto diverse da una all'altra. Invece anche le deviazioni standard ci confortano perché siamo dello stesso ordine di grandezza, quindi va bene
la distribuzione di queste popolazioni è molto simile. L'età al momento della prima visita per questa patologia. E vedete, naturalmente l'età al momento in cui c'è stata la prima visita è di poco superiore a quella del solito della patologia per la Crohn's e Jacob, perché vedete, è una patologia precipitosa, quindi è chiaro che il paziente viene portato presto dal medico. Per l'Alzheimer invece, in cui spesso la patologia è sottile, si confonde un pochino semplicemente il deterioramento delle funzioni cognitive, fisiologiche con l'età, e poi invece si accorge che si tratta di una vera e propria demenza, vedete, c'è una bella differenza tra le sorti della patologia, retrospettivamente si dice, ah, ma i sintomi in effetti sono comparsi 10 anni fa, e solo molto più tardi il paziente va dal medico. Poi durata della malattia, e qui non possiamo chiaramente controllare questa variabile, molto breve la causa Jacob in mesi, mentre gli altri pazienti sono ancora tutti lì al termine dello studio, quindi non c'è una durata della patologia definita. Lasciamo perdere quest'ultima variabile perché è un discorso a parte, non è rilevante in questo caso. Ecco, abbiamo in questo caso a disposizione popolazioni molto piccole, perché questa patologia è rara. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo controllato per le variabili più ovvie, più rilevanti, abbiamo visto che in qualche caso c'erano delle differenze di una qualche significatività, quindi è chiaro che i risultati ottenuti vanno dati con dei caveat, cioè dicendo attenzione, questi risultati sono validi, tenendo però presente che le popolazioni non erano del tutto confrontabili. Oh, ma a parte le variabili che sono state verificate, naturalmente ce n'è un'infinità che è impossibile. A quanti di questi pazienti piaceva la pizza e a quanti di questi altri i peperoni? Chi lo sa? È rilevante cosa mangia il paziente? Ma potenzialmente sì. Quanti di questi pazienti vivevano al quinto piano senza ascensore e quanti invece no? Quanti prendevano medicine per altre patologie e quanti no? Quanti vivevano in una famiglia numerosa e quanti no? E potremmo continuare per ore e ore semplicemente ad elencare variabili potenzialmente rilevanti. È impossibile. Con le popolazioni umane è semplicemente impossibile controllare le variabili. Non sono animali di esperimento, non li possiamo mettere in un ambiente controllato, non possiamo decidere chi sarà malato e chi no, possiamo solo osservare lo stato di. E allora come ce la caviamo? Dalle popolazioni umane non si cava nessuna conclusione degna di fiducia? L'unico modo sono i grandi numeri. Benissimo, l'unico modo sono i grandi numeri. Perché se io prendo 1000 pazienti di qua e 1000 di qua, è probabile che ci sia lo stesso numero di persone a cui piace la pizza e a cui piace il peperone. A meno che naturalmente la pizza o i peperoni non siano fattori in causa. Allora mi accorgerò che nonostante i numeri siano grandi, guarda un po', quasi tutti quelli a cui piace la pizza stanno nel gruppo dei pazienti. E allora mi chiederò se per caso la pizza non sia responsabile, un eccesso di consumo di pizza potrebbe essere responsabile a causa degli altri. Sto scherzando naturalmente, però questo è per dire che, come ha detto giustamente la nostra collega, l'unico modo di controllare le variabili è aumentare i numeri. In questo caso le variabili non rilevanti dovrebbero essere distribuite casualmente più o meno nello stesso modo in tutte le popolazioni allo studio. Ciò che invece risulti non distribuito casualmente, nonostante il numero di soggetti allo studio sia elevato, potrebbe essere un risultato inatteso magari, ma potrebbe portarci a sospettare che quella variabile si distribuisce casualmente nonostante i nostri sforzi sia effettivamente una variabile rilevante per l'oggetto allo studio. Quindi in questo caso è la statistica che ci dà il bacio.
ed è il calcolo delle probabilità. Bene, ora abbiamo già parlato di controlli positivi e negativi, ma adesso cerchiamo di essere un po' più puntuali, cerchiamo di capire come dobbiamo disegnare questi controlli positivi e negativi. E come vi ho già detto in precedenza, anche qui non c'è una regola meccanica per cui dite al computer: io ho questi esperimenti da fare, dimmi quali sono i controlli positivi e negativi. No, lo dovete pensare voi, lo dovete pensare in maniera ragionata, potete immaginare anche decine di controlli positivi e negativi in un esperimento, dovete capire quali sono quelli importanti. Torniamo all'esempio di prima. Vogliamo verificare, abbiamo capito, ricordate, no? Dall'esperimento immaginario di prima, l'esperimento ipotetico, che il 2F1 e il 2F2, loro proteine, hanno una attività proliferativa sulle cellule. Vogliamo capire, trattandosi di fattori di trascrizione, se è proprio l'attività trascrizionale di questi fattori che determina un influsso sulla proliferazione, o magari qualche altra proprietà potrebbe non essere la loro capacità trascrizionale. Vi viene in mente qualche modo di verificare questo fatto? Se l'attività trascrizionale dei fattori è o non è rilevante, è o non è in gioco per quanto riguarda la stimolazione della proliferazione? La puoi bloccare. Come la bloccheresti? Come? È giusto, eh? È la risposta giusta. Vediamo fin dove arriva. Bloccando magari proprio la trascrizione del fattore endogeno, cioè andando a fare propaganda del genere. Beh, più che dell'endogeno dovremmo occuparci dell'esogeno, no? L'endogeno è uguale in tutte le nostre culture, ciò che varia è quello che mettiamo sull'esterno. Quindi semmai dobbiamo bloccare la trascrizione da parte del fattore esogeno, o eventualmente dell'endogeno e dell'esogeno contemporaneamente, che può andare anche bene. Come lo blocchiamo? Potrei non mettere nel mezzo di coltura i ribonucleotidi, però comunque le cellule. Beh, la cellula si rifabbrica per conto suo. Se la mettiamo in condizioni tali da non essere in grado di fabbricare, non può. Ok. Intendo il promotore di nordi. Se il promotore non funziona, non creiamo proprio la proteina, quindi non possiamo distinguere fra attività trascrizionale ed altre eventuali attività della proteina. Semplicemente non produciamo la proteina. Se esiste un inibitore che si vede alla proteina. Potrebbe esistere un inibitore di tipo farmacologico che vedi questi fattori e li blocchi. Può darsi anche che esista, io non lo conosco, ma potrebbe esistere. Ma facciamo un caso generale, supponiamo che non esista, che altro possiamo fare? Cambia la localizzazione diciamo, nel sistema sperimentale del fattore. Come faresti? Tipo, se so che la trascrizione deve avvenire nel nucleo, il fattore e il nuovo sposto nel citoplasma. E come fai? Può andare, ma non devi dire. Deve essere trasportato nel nucleo, deve avere il riconoscimento dei tolpi. Sì, possiamo mutare, mutagenizzare queste sequenze, oppure potremmo mutagenizzare sequenze note essere necessarie per l'attivazione trascrizionale. In pratica sì, la risposta è di solito, ci possono essere tante situazioni, per esempio se c'è un inibitore farmacologico va bene utilizzarlo, ma se non c'è, quello che tipicamente si fa è mutagenizzare il costrutto. Si mette il costrutto capace di trascrizione e uno mutato il meno possibile per evitare anche qui di introdurre una variabile incontrollata. Se voi cambiate anche un solo aminoacido, può darsi che questa proteina per esempio cambi il folding, per cui non sapete esattamente cosa avete fatto. Ma se voi vi limitate a una mutazione, un aminoacido o due, probabilmente non state influendo sul funzionamento complessivo della proteina, ma soltanto sull'attività che vi interessa. Non c'è certezza, ma è un esperimento da vedere.
però quello che ho immaginato, va benissimo quindi come risposta, però quello che ho immaginato è un altro esperimento, meno mirato di quello che suggerite voi, ma più semplice da eseguire. Utilizzare un costrutto è noioso, si fa, non è un problema, però c'è un esperimento più semplice che posso fare per avere un'idea se vale la pena o no di utilizzare il costrutto. Abbiamo detto i famosi esperimenti quick and dirty, possibilmente più quick che dirty. Quello che ho immaginato di fare in via preliminare è verificare se ci sia una correlazione fra l'attività sulla proliferazione di questi fattori e la loro attività trascrizionale. Non è la cosa migliore da fare, il vostro esperimento è molto meglio. Però diciamo che voglio arrivarci per gradi e comunque mi interessa caratterizzare il mio sistema, quindi mi interessa comunque capire qual è l'attività trascrizionale nelle condizioni in cui eseguo l'esperimento. E come faccio a misurare l'attività trascrizionale? Beh, trasfetto nelle cellule, questa volta due plasmidi. Beh, sapete come si fa a misurare l'attività trascrizionale di qualcosa? Sapete? Come si misura in coltura tipicamente l'attività trascrizionale di un fattore? Con genere porta. Con genere porta, esattamente. Allora, per esempio, in questa coltura io esprimo E2F1 attraverso lo stesso vettore che abbiamo usato nell'esperimento precedente e aggiungo un genere porta. Uno che abbia un sito di legame per E2F, che accade essere lo stesso sia per E2F1 che per E2F2, quindi questo costrutto lo possiamo usare in entrambi gli esperimenti, e che sotto il controllo di questo sito esprima la luciferasi. La luciferasi è un enzima facilmente misurabile, quindi poi dalla misura della luciferasi possiamo arrivare alla potenza, alla capacità trascrizionale, alla potenza trascrizionale del fattore che abbiamo stesso. E allora vediamo l'esperimento. Qui ho fatto tre trasfezioni e ho espresso il reporter, che chiamiamo E2F-LUC, per luciferasi, in tutte e tre le colonne. Poi in un caso non ho espresso nulla, in un altro caso ho espresso il 2F1, in un altro caso ho espresso il 2F2. E vedete, c'è una bella correlazione con i risultati di proliferazione ottenuti nell'esperimento precedente. Se non metto nulla, abbiamo un segnale molto basso, qui invece il segnale è molto più elevato e correla con i risultati di proliferazione. Guardate, il 2F1 era un po' più potente del 2F2 nello stimolare la proliferazione. Mi fermo qui. È ben controllato questo esperimento, ricordate che stiamo parlando di controlli positivi e negativi. Evidentemente manca qualcosa. Che manca? Che controlli fareste? Magari potreste concludere che questo esperimento va bene così com'è. Ve la sentite? Dovrebbe esserci un controllo negativo come la mancanza di espressione di entrambi i vettori? C'è, è questo. Non c'è né l'uno né l'altro. Quindi questo controllo negativo c'è. Però in un esperimento ben fatto dobbiamo controllare tutte le variabili. Probabilmente vi confonde un po' la rappresentazione diversa. Manca la stessa cosa che mancava prima. Cioè manca la trasfezione del plasmide vuoto. No? E
perché esattamente come nel caso precedente è possibile che il plasmide vuoto influisca sul risultato. Però noi facciamo l'esperimento, esprimiamo, cioè trasfettiamo il plasmide vuoto senza il cDNA di 2F1 o di 2F2 e il risultato è molto simile alla situazione in cui non abbiamo introdotto alcun secondo plasmide. Ci siamo o ci manca qualcosa? Sicuramente ci manca qualcosa, perché vi ho detto che potreste inventare decine di controlli positivi e negativi. Vediamo se manca qualcosa di importante. No, dovete verificare se ci sono variabili per cui non state controllando, variabili importanti, presumibilmente importanti. Qui avete introdotto due plasmidi. Per uno abbiamo controllato, per l'altro? Potrei farvi una domanda. Chi ve l'ha detto che questo plasmide risponde effettivamente ai 2F? Magari lo sappiamo dalla letteratura, ma in letteratura probabilmente non hanno usato esattamente le nostre stesse cellule. E chi l'ha detto che nelle nostre cellule questo plasmide risponde ai 2F e non ad altri? Giusto? E quindi che cosa facciamo? Devo mettere un promotore costitutivo? Oppure nessun promotore, sì. Cioè invece di usare un 2F look, quindi promotore capace di legare 2F seguito da luciferasi, uso solo luciferasi senza promotore e verifico che in assenza del promotore che presumibilmente risponde a 2F, effettivamente non c'è alcuna risposta, non ha importanza se esprimono o non esprimono i 2F o se usano il plasmide o meno. Quindi effettivamente il segnale che io osservo qui è legato a quel promotore e quel promotore sappiamo, e volendo possiamo verificare, che è legato dai 2F. Bene? Allora questo è un caso in cui abbiamo una serie di controlli negativi, una serie di controlli che noi a priori sappiamo dovrebbero dare un risultato negativo se tutte le ipotesi di partenza sono corrette e se l'esperimento è stato eseguito bene. Noi a priori sapevamo, per avere un segnale al di sopra del background, al di sopra del fondo dell'esperimento, dobbiamo mettere il reporter e uno degli 2F. Tutto il resto non deve funzionare. Quindi tutti questi altri possiamo considerarli dei controlli negativi. Siccome la situazione è un pochino complessa, abbiamo una serie di variabili in gioco, abbiamo bisogno di fare diversi controlli negativi. In questo caso non abbiamo un controllo positivo, non l'ho messo io, perché si tratterebbe, se ci fosse, di un controllo positivo di altra natura. Allora, il controllo positivo che funzione ha? Ricordate, il negativo ha fondamentalmente la funzione di verificare che quando osservate un segnale, questo segnale derivi da ciò che voi supponete e non da altro. Quindi voi verificate che altre variabili in gioco non producano quel segnale. E questo è piuttosto ben verificato in questo esperimento. Ci siamo? Il controllo positivo serve invece a dire se c'è qualcosa che agisce, che produce il segnale, il mio esperimento me lo farà vedere. Allora, in questo caso io già le variabili che sto misurando, che mi interessa misurare, producono il segnale, quindi non c'è una grande necessità di un controllo positivo, non c'è una grande necessità di un controllo positivo biologico, ma potrebbe esserci necessità di un controllo positivo tecnico. L'ultima cosa di cui vi parlo oggi, però fate attenzione perché la distinzione è sottile ma importante.
vi vedo un po' terrorizzati, forse pensate che non farete mai un esperimento in vita vostra, perché se bisogna fare tutti questi ragionamenti prima di fare l'esperimento non si arriva più. Vedete che poi diventa una routine, appena uno pensa a un esperimento pensa immediatamente a quali controlli deve fare. Se gli è stato insegnato fin da piccolo a fare così, se le prime esperienze invece sono tutti gli esperimenti un po' sporchi, un po' a tirar via, poi si finisce per avere un'impronta o un imprinting, se preferisce, negativo in questo caso. Allora, i controlli possono essere biologici o tecnici. Che vuol dire? I controlli che abbiamo visto prima sono controlli biologici, in questo senso, che verificano che le variabili biologiche, in questo caso se preferite biochimiche, cioè i fattori di trascrizione, il costruttore porter, molecole biologiche, funzionino come atteso, che non ci facciano delle sorprese strane. Però esiste anche un aspetto tecnico del nostro esperimento. Cioè, anche se tutte queste molecole che abbiamo qui, tutti questi definiti, tutti questi costrutti funzionano come atteso, può darsi che l'esperimento sia falsato da un aspetto meramente tecnico. E per capire che tipo di controlli dobbiamo fare, dovete avere ben chiaro come funziona un esperimento di questo tipo. E perciò ve l'ho riassunto qui. Allora, in un esperimento con un costruttore porter per misurare l'attività trascrizionale di un fattore di trascrizione, cosa si fa? Si trasduce il reporter, quindi un appropriato promotore, e il cDNA della luciferasi, questo è il plasmide che funge nel corpo. E poi, naturalmente, si introduce il fattore che ci interessa misurare. O potrebbe anche trattarsi di fattori endogeni, come in questo caso, abbiamo aspettato solo il reporter e quindi si misureranno solo i fattori endogeni, non c'è un esempio, non ha importanza. Da un punto di vista tecnico, cosa si fa? Si fa un lisato delle cellule che sono state trasfettate col reporter. Cioè si rompono queste cellule, con la centrifugazione si elimina tutto ciò che non è in soluzione, membrani, citoscheletro e quant'altro non vada in soluzione, tutto ciò che rimane nella fase acquosa, quindi cosiddetto sopranatante o surnatante, al di sopra del pellet, del fondello che si forma sul fondo della provetta centrifugata, è il vostro visato cellulare. Chiamato anche estratto cellulare. Voi prendete un po' di questo estratto e lo mettete in una provetta che contenga la luciferina. La luciferina è il substrato della luciferasi. Quindi in pratica voi cosa state facendo? La luciferasi la estraete dalle cellule che avete trasfettato col costruttore porter. Poi prendete una certa frazione di questa luciferasi e la mettete in una provetta che contiene una miscela di reazione. La miscela di reazione è una situazione appropriata in cui la variabile importante è la luciferina. La luciferasi trasforma la luciferina, agisce sulla luciferina e le fa emettere della luce che poi viene misurata con il lumino. Riassumo perché vi vedo un po' appesantito. Molto semplice, in realtà, no? Prendete l'enzima dalle cellule e lo mettete a contatto con il substrato. Tutto quello che ho detto, sono stato 5 minuti a parlare, in realtà ho detto questo. Estraete l'enzima dalle cellule, lo mettete a contatto con il substrato, misurate il risultato della reazione. Più semplice così? Ora, tutto questo è prono a non funzionare. Abbassiamo la seconda. Stiamo ottenendo l'effetto? Sì, facendo.
cos'è? Di nuovo, che qualcosa non funzioni nel nostro esperimento e che o non ci dia un segnale quando invece ci dovrebbe essere, per controllare questo ci serve un controllo positivo, oppure che ci dia un segnale quando in realtà non ci dovrebbe essere, per questo ci serve un controllo negativo. E che controlli tecnici potreste immaginare? Di nuovo, decine. Ma provate a proporre qualcosa. Poi vi farò vedere a cosa ho pensato io. Sbagliare la miscela di reazione. Per esempio, che potrebbe sbagliare la miscela di reazione? E cosa potrebbe essere successo nella miscela di reazione? Di solito questi sono... Potrebbe esserci poca luciferina. Potrebbe esserci poca luciferina, benissimo. E come fai a controllare... Supponiamo di essere arrivato alla fine dell'esperimento, non hai visto nulla, e dici, ma c'è la commessa la luciferina? A questo serve il controllo positivo. Esatto. E come lo fai un controllo positivo tecnico in questo caso? Perché se non hai messo la luciferina è ovvio che l'esperimento non funziona, è un fatto biologico. Che potrei inserire fa? La luciferasi che non proviene dalle cellule nella stessa miscela di reazione che ho usato. Esattamente. Controllo positivo, aggiungere luciferasi alla miscela di reazione. Praticamente le stesse parole che hai detto. Bene, questo ci garantisce che il nucleo fondamentale del nostro esperimento funzioni, e funzioni dal punto di vista tecnico. La luciferasi deve produrre una luminescenza quando messa nella miscela di reazione. Controllo negativo, cosa potrebbe succedere? Un controllo negativo, lo ripeto, ci serve per assicurarci che non si produca un segnale quando questo segnale non dovrebbe esserci. Che cosa possiamo fare? Non aggiungere la luciferina. Sì, perché per esempio potresti immaginare che nelle cellule ci sia qualcosa che produce luce. Improbabile, ma non inconcepibile, soprattutto se lavori con cellule strane che non conosci bene, magari qualche strano pesce che chissà cosa produce, no? Allora, io ho immaginato un pochino più sofisticato, ho immaginato di prendere un campione che effettivamente contiene luciferasi, di dare un segnale, e poi di inattivare al calore la luciferasi. Se metto una proteina a temperatura troppo elevata, questa si denatura e non funziona. L'enzima non funziona più, quindi non deve più funzionare, mi dà un dato negativo. Anche se so che in precedenza la luciferasi c'era. Ora certo, trattando col calore questo estratto, ho denaturato non solo la luciferasi, ma tante altre cose che magari erano responsabili del segnale spurio che io vedevo. Quindi non è che sia un controllo negativo a prova di bomba, è un possibile controllo negativo, magari sceglierò, probabilmente non lo farò mai questo tipo di controllo in realtà, però lo scelgo qualora abbia un'ipotesi particolare, mi dico nel mio sistema è possibile che ci sia qualcos'altro, allora magari inattivo la luciferasi e devo risolvere, oppure faccio l'esperimento che dici tu, per esempio prendendo un disato cellulare in cui non ho trasfettato le porte, quindi non ci deve essere, però c'è tutto il resto, qualunque altra variabile. Ecco, questo è il controllo negativo migliore di quello che ho immaginato. Prendo delle cellule, sì, molto. Prendo delle cellule in cui non ho trasfettato il reporter, quindi non producono certamente luciferasi, che non è un genere cellulare, un genere mammifero. E questo estratto non mi deve produrre segno. Se lo fa, vuol dire che c'è un segnale che non proviene da luciferasi, allora il mio esperimento deve essere aggiustato in qualche modo. Non so in che modo, ma quello è un avvertimento che l'esperimento non sta funzionando. Ci siamo capiti su queste cose, quindi importante è differenziare concettualmente, poi non è che ci dobbiate scrivere sotto controllo biologico, controllo tecnico. Ma nella vostra testa deve essere chiaro il concetto. Se
se il problema che vi state ponendo è controllare gli aspetti biologici del vostro esperimento o quelli tecnici o entrambi. Ciascuno di questi aspetti ha i suoi appropriati controlli positivi e negativi. Quanti? Tantissimi possibili, concedo. Quali? Lo decidete voi. Sulla base di ciò che pensate siano gli aspetti più rilevanti del vostro esperimento. Sulla base di ciò che pensate siano le possibili trappole, i possibili eventi inattesi del vostro esperimento. Con questo per oggi abbiamo finito.